lo Osteria Gigino, che era un amicone in quanto che riceveva la gente, li metteva a suo agio, certo. Non so, lui quando era un certo po' un ritrovo di artisti, calciatori, di tutti i personaggi importanti. Quindi diciamo che è un luogo storico. Un luogo storico, esatto. Storico, sì. E culturale, culturale. Fa parte della cultura anche genovese, proprio il cuore, certo, di Genova. Certo. Teniamo a precisare che qui siamo sulla via Romana, esatto, che era l'antica via di comunicazione, certo, e che quella casa lì dove ci avevamo entrati dentro è del 1300 come del minimo, 1300. Perché c'è le bifore, certo, che sono murate. Le abbiamo però viste che erano proprio meravigliose. Era murata, io l'ho tirata fuori quando ho restaurato la casa. Bene. Sì. E la signora si trova bene da qui? È perfetto, signora, perché c'era una tranquillità e il verde che era la cosa più bella per apprezzare, certo, veramente, certo, la zona. Cioè, ora il pensiero che tutti questi alberi meravigliosi andranno distrutti, certo, è veramente una cosa che ci dà un grande dispiacere. Senta signora, se dovessero farsi il progetto dell'organizzazione di questi cittadini che vi siete messi insieme, dovesse andare in porto, cioè se il comune accettasse tutto, oltre alla felicità, cosa avrebbe piacere di vedere tanta gente che viene un po' a visitare? Eh beh sì, perché dovrebbe essere apprezzato con delle visite anche guidate, anche per i ragazzini che imparassero proprio ad apprezzare il verde, la cultura, un pezzo di storia di Genova. Certo, sì, grazie.